Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il ritrovamento della nostra ex fidanzata. Una volta portata in salvo, preso un carro armato, siamo ritornati da nostra sorella, il che adesso ci farà partire con un'altra sequenza di missioni per riuscire a scoprire tutta la trama degli intrighi. Però prima c'è una cosa che vorrei fare. Nessuno mi vede, giusto? A posto. C'è un evento di consumo qua vicino. Tanto tutti gli altri militari, nessuno mi considera, nessuno mi sta guardando. Avviciniamoci lentamente, come se nulla fosse sospetto. Ok, non ci dovrebbe vedere nessuno in questo momento, a parte lui. Gli eventi di consumo, bersaglio indicatore, evento consumo militare infetto. Questa sua opportunità di rivelare i bersagli della trama degli intrighi, sbloccare migliorie e ottenere punti esperienza. Grazie. Punti evoluzione più che altro. Ops. Consumato. Caccia lo scienziato. Panoramica. Scienziati Blackwall sono in zona. Consumali per rivelare la posizione delle figure chiave della cospirazione. Raggiungi la squadra entro il tempo limite. Consuma almeno uno scienziato. Uccidi i difensori. Ricompense bonus. Tempo limite un... Oh no. Vabbè, per un minuto e 50 possiamo farlo. Proviamo. Aspetta, fermo un attimo. La mappa. Ah, ok, questa qua. Ok. Stavo andando dalla parte della missione io. Stavo andando da tutt'altra parte. Allora, aspetta. Dobbiamo muoverci, anzi, sai che ti dico? Vediamo se nelle migliorie abbiamo... Abbiamo abbastanza punti, più che altro. No, 45.000. Ok, dobbiamo accontentarci. Anzi, sai che ti dico? Quasi quasi, appena riusciamo... Saliamo sui muri. Tagliamo la strada. Eccoci qua. No, fermo. No, l'ho lanciato male. Fermo. Dove vai? Fermo. Porca puttana. Fermi. Fermo lì. Tra l'altro non volevo ucciderlo. Vieni qui. Ok, nessuno mi ha visto. Nessuno sa che esisto. Ma porca miseria, l'ho lanciato per sbaglio, l'ho schiacciato cerchio. Vabbè dai, abbiamo ottenuto abbastanza, un pochino di punti almeno. Ok, possiamo tornare alla nostra missione base ora. Eccoci di nuovo qua, avviamo la missione. Come avevo detto, questi eventi effettivamente avrei dovuto farli da me, ma ho detto per un minuto e 50. I need samples from both types to be able to treat it. First, you're going to have to locate samples from infected water towers, and then collect samples from a full-blown hive. Certo! Come no? Water towers are prevalent in these areas. Get there, destroy them, and collect the material. Then head uptown and get the material from the hive. Sicuro? What's happening here? This is only the beginning. Esatto! Non c'è nessuna cospirazione dietro. Assolutamente, tutto normale. Ok, eccoci arrivati. E la gente ha iniziato a impanicarsi ora, per qualche motivo, e non l'ha fatto fino adesso. Eccoci qua. Ha un serbatoio d'acqua, probabilmente infetto. Vediamo. What is that? Bello, si è arrugginito in un istante. Le torri serbatoie infette sono incubatrici per i cacciatori. Quando ti avvicini, esse cominciano a proliferare. Quando ti allontani, diventano inattive. Se stai loro vicino per troppo tempo, esploderanno. Torri serbatoie infette. Genera materiale genetico distruggendo la torre serbatoia infetta prima che prolifichi. Prolifichi. Ok, calmo. Ma da dove sei uscito? Chi sei? Cosa vuoi? Ma vai via! Da dove sono usciti sti gangster? Dai! Volete fare a botte? Maledetto! Spacco la faccia!
Ecco fatto. Dai, riprovaci. Cretino. Allora, mettiamo l'artiglio. Prendiamo questo. Ah, non è bastato, ok. Proviamo un attimo a potenziarlo. Vediamo, forse mi serve per forza colpirlo a mano, ma volevo evitare che proliferasse. Ok, eccomi che arrivo. Sono qua. Ui, che è successo? Cos'è successo? Cos'è stato quel... Dai, cretino. Spacco la faccia a tutti. Sono tanto mica simpatico io, eh. Solo una roba, come si faceva l'artiglio terrestre? Sono sicuro di non averlo preso, ma non mi ricordo neanche come si attivava. Forse si attivava da solo. Non vedo l'ora di avere la lama gigante comunque, sappiatelo. Bravi, bravi. Elicottero, sì. Stanno arrivando, va bene. Meglio muoversi. Allora, altro alveare. Eccolo là, troppo in alto ovviamente. Carichiamolo per bene. Ecco fatto. Distrutto. Non vedo perché dovrei... Non vedo perché dovrei avvicinarmi apposta per colpirlo. Aspetta. Dove sei? Ok, preso. Addio. Sono uno scienziato armato di fucile. Ok, me ne serve ancora uno. Comunque non vorrei far saltare la mia copertura, quindi penso che farò così. Togliamo questo. Manteniamo il fucile perché è utile adesso. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco qua. Ok, ci vuole troppo con il fucile. Non me l'aspettavo. Contro il personaggio sbagliato. Però fa niente, gioco. Ok, mi serve qualcos'altro da lanciare. Ehi! Maledetto gangster. Ma cosa? Cosa fa? Cos'è? Perché sta succedendo tutto questo? Oddio, è bellissimo. Non ho oggetti da lanciare, però fanculo. Va bene, andiamo di pugno martello. No, pugno martello. 3, 2, 1. Arrivo. Preso? Non è ancora abbastanza. Ma porca miseria. Ma quanto materiale genetico vuole? Vabbè, mi serve quindi. Visto che qua ce li abbiamo in abbondanza. Via voi. Non mi seguite. Presto sarò il vostro signore salvatore. No, 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 no. Nella parte sbagliata, Alex. Ok, calmo. Ok, me ne serve ancora uno, per favore. Dove sono finiti? Il calcio in volo che ho appena fatto mi è piaciuto un sacco. Ok, voi non so come siete sopravvissuti, ma va bene uguale. C'è ancora qualcuno vivo? Non c'è più nessuno vivo, perfetto. Allora, fermi tutti. Fammi prendere questo. Ecco, fatto. 3, 2, 1. Ok, preso. No! Dove vai? Cretino, dov'è il mio materiale genetico ora? Dammi il materiale genetico.
tutta sta fatica per prenderlo, per prendere i punti. Ricambiamoci per sicurezza. E vai. Sai cosa? Prenderei un'altra miglioramento della planata o qualcosa per lo scatto. Scatto aereo turbo migliora la velocità e la distanza. Scatto aereo doppio. Doppio scatto. No, facciamo la velocità per ora. Tanto sicuro ci sono le missioni di corsa. Il che vuol dire che se miglioriamo adesso la velocità è meglio. Ecco, fatto. Ah no, devo scendere? No. Devo proseguire. C'è qualcuno? Da dove siete saltati fuori? Maledetti! La risposta è ovvia, dall'alveare. No! Volevo consumarlo. Fermo. Ecco fatto, così mi curo. Bravo tu. Si è messo giù a riposare, forello. Sì, quanto materiale genetico stanno sputando fuori. Allora, fammi indovinare. Ah, che male, maledizione. Non devo distruggere l'alveare finché non ho preso abbastanza materiale. No time for props, boys. Get on down to the final red zone and clean it up. Ok, complimenti, ragazzone. Ah! Fermo. No, volevo consumarlo. Niente più carro armato. Ehi, calmo. Ho bisogno delle palline energetiche. Ok, calmi tutti. Allora, fermo. Preso, ottimo. Ho bisogno di mangiare, scusami. Fermo. Ah, volevo mangiarlo. Prendilo. Ecco fatto. Ok, quanto materiale genetico ho bisogno ancora? Siamo a metà del percorso. Ok. Aia, che male. Addio signora. Addio all'elicottero. Aia. Allora, Unit 12-7 reporting priority engagement target at 730 kilo. Allora, fermi che forse ci arriviamo. Ok, dai, ce l'abbiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Dai che ce l'ho, dai che ce l'ho. Yes, missione completata. Uff, che culo. Che culo. Sbloccati due eventi, 423 milioni, un sacco di morti. Allora, fermi tutti. Scudo d'attacco in arrivo. Allora, aspetta. Più riusciamo a consumarli, meglio è. No! Cos'è? Cos'è? Lotta per il controllo militare interno, fortificare l'area, strategie, impedire il virus nelle zone fortificate, le zone soggette a infezioni sono indicate nella mappa. Ok.
Lotta per il controllo delle zone di colore blu sono presidiate dai militari al centro di molte zone militari, c'è cioè una base militare, distruggi le basi per sopprimere temporaneamente la presenza militare. Ok, le basi indicate nella mappa di pausa con il segno più contengono militari che possono essere consumati per ottenere migliorie, le semiarie con base non contengono personale per fortificare miglioria. Ok, le zone di colore sono infette molto spesso, non ho visto. Preso. Ok, c'è ancora qualcuno. Squadra d'attacco distrutta. Aia. Ma basta un po'. Vieni qua. Ecco fatto. Ma io lo distruggerei anche l'alveare. Se avessi il tempo. Troppo tardi. Ecco fatto, addio al militare. Penso che non funzioni così effettivamente, aspetta. No, fermo. Allora. Ho bisogno di altri bazooka. Ma basta, madonna mia! Questi gigantoidi, quando fanno sta combo, è terribile. È veramente terribile. Dammi tutta l'energia che hai, va? Uno, due, tre. Oh, e ce l'abbiamo fatta, finalmente. Basta alveare. Ci vogliono all'incirca 3-4 bazooka per tirare giù l'edificio. Allora, io intanto mi raccolgo tutto il materiale che c'è qui. Ecco fatto, addio il militare. Addio anche a lui. Dai. Fai lo sgargiulo ancora un po'. Bravo Fire Team to Red Crown. We have located No. Package on the grid. Vieni qui. Green light clearance, over. Ecco fatto. Strike boss. Allora, meglio che me ne vado. Meglio che me ne vado, aspetta, aspetta. Devo girare l'angolo. A posto. Nessuno sa più chi sono ora. Vediamo, spese. 98 infetti, mica male, dai. Mi spiace, colleghi. È andato via, non lo vedo. Oh, carica i salti. Ma grazie, lo so, lo so. Pensa se adesso sono and è andato via e vi vede salire sul muro. Tutto normale, tutto normale. Ecco qua. Oh, la frusta! Aspetta, potere della massa muscolare, duplica la tua forza. I lanci hanno una potenza maggiore e tutti gli attacchi infliggono più danni. Allora, per quanto la frusta è il potenziamento base dell'attacco, vale la pena. Vale assolutamente la pena. Tieni premuto L1, massa muscolare. Ah, era pro. Ah, me l'ero dimenticato che è un potere a parte. Mi ero dimenticato che era proprio un potere. Io pensavo che era un miglioramento base. Vabbè, è il corpo a corpo migliorato, insomma. È il corpo a corpo migliorato, ma ehi. Tutto rispetto in ogni caso. Quindi abbiamo massa, artiglio, pugno, frusta e la lama gigante. Qua, se non sbaglio, c'è la corazza come difesa. Questi non mi ricordo, forse è la visione termica, la visione notturna e un'altra roba. Però, quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!